Che meraviglia di gran premio questo austriaco, il miglior modo di festeggiare Lauda. Due giovani ventunenni, Max Verstappen e Charles Leclerc, che infiammano i cuori dei veri appassionati, come ai tempi di Niki. Adrenalina pura, entrambi da 10 e lode, anche se stona la mancata spruzzata di champagne da parte del principino col broncio. Fa pandan con lo spostamento del cartello d'ordine d'arrivo da parte di Vettel nel precedente Gran Premio. Un po' di classe e nonchalance non guasterebbero. Vettel però ha rimediato andando a ringraziare comunque i meccanici autori incolpevoli di un pessimo pit stop a causa di un guasto audio alle cuffie. Certo che se adesso la battaglia dell'affidabilità si sposta anche sugli auricolari, beh, siamo a posto. Comunque, pronti via e Leclerc si invola, mantenendo la testa fino a quando, quasi alla fine, Max Verstappen lo accompagna fuori. E qui si scatenano i giudizi come in Canada. Si diceva che bisognava allargare le maglie dell'agonismo senza interventi eccessivamente punitivi per favorire lo spettacolo ed eccoci alle urla scomposte con le quali si sottolinea che va bene il duello anche maschio, ma dopo la codifica dei nuovi regolamenti. Fino a quando le regole rimangono quelle, quel gesto non si può considerare un comune incidente di gara. Beh, direi che a cerimonia conclusa Verstappen un po' ha esagerato, ma in fondo la manovra ci può stare tutta. C'è da giurarci che prossimamente, prima di quanto si pensi, Leclerc lo potrà ripagare della stessa moneta. Per me hanno vinto entrambi, hanno vinto anche gli altri giovani come Norris, Sainz, Gasly, Albon e perché no? Anche Giovinazzi con il suo primo punto in Formula 1. Vi rendete conto che stiamo assistendo alla nascita di una prolifica nidiata come negli anni 80 e 90. Siamo testimoni di un cambiamento epocale ed è bastata una pista vera con curve varie, saliscendi da toboga per far vedere chi vale e per cancellare con un colpo di spugna tutte le accuse di una formula noia vista ad esempio in Francia, dove le vie di fuga ampie come piste di atterraggio appiattivano il valore dei piloti. Se parliamo di novità arrivate per dare del pepe in più a queste gare, dobbiamo salutare l'arrivo sul gradino più alto del podio del motore Honda. E sappiamo che in questo caso, se i giapponesi sono arrivati, non andranno via facilmente e in poco tempo. Basta guardare le due ruote. La Ferrari però c'è tutta, e ce l'ha fatto capire Vettel dopo aver piegato Hamilton, dimostrando che le Mercedes non sono imbattibili, e quindi avanti tutta. Bene se la Ferrari vince, ma bene anche se arriva ad un soffio dalla vittoria, ma lottando in questo modo e con dei piloti con prestazioni di questo livello. Sono queste le corse vere che vogliamo vedere, e poi vinca il migliore.